padre, diplomatico polacco, sua madre, grande intellettuale italiana, antifascista, scrittrice, testimone di un secolo, uno zio beato. Yash Gavrovsky è stato corrispondente per la RAI da New York, eurodeputato, portavoce di Berlusconi, senatore, ma soprattutto l'unico giornalista al mondo ad aver intervistato due volte Giovanni Paolo II. Lui era nel grande mondo della politica e dell'establishment americano, quindi aveva sempre una notizia in più, si aveva telefonata ai Kennedy. Giuliano Ferrara dice che è bello come un dio delle steppe, Demetrio Volcic che mangia bene in cinque lingue, Giovanni Malagò che è un ottimo pokerista. Di sé racconta di essere superficiale, per nulla ambizioso, niente pensieri profondi, niente angosce. Elegantissimo, sempre impeccabile davanti alla telecamera, grande padronanza del mezzo e grande capacità di apparire sempre come quello che aveva appena visto la cosa che raccontava. Giornalista contro il volere del nonno Alfredo Frassati, occupati d'altro, gli diceva lui che aveva fondato la Stampa. Laurea in scienze politiche, primo articolo per Stampa Sera sulle agitazioni studentesche a Varsavia. Viaggio e Zavoli lo portarono in televisione. 11 anni a New York, poi Parigi, Mosca, Varsavia. In giro per il mondo, 130 i paesi visitati, incontra Bob e Teddy Kennedy dopo l'assassino del fratello presidente, Malcolm X, i combattenti del Vietnam, Lech Walesa, Primo Carnera, Jimmy Carter, Margaret Thatcher. Nel 1993 intervista Giovanni Paolo II. A tavola, in Vaticano, si parla di politica, di Polonia, di comunismo. Ci sono alcuni semi della verità, anche il programma socialista, e questo è vero. Questi semi del programma socialista non si deve perdere. L'intervista finisce su più di 100 giornali, uno scoop che, per dirla con le parole di un prelato, vale 3 encicliche. Incontra Fidel Castro. Il leader Massimo Gavrovsky lo ritrova a Roma a casa di Gianni Agnelli. I 12 commensali all'ultimo momento diventano 13. Numero complicato e l'avvocato chiede all'amico di presentarsi dopo cena. Di Agnelli Gavrovsky coglie le confidenze. Se avessi potuto non avrei investito a Torino, in Italia, nell'auto. Ne racconta il desiderio e il disagio di essere riconosciuto tra la gente, la guida veloce e spericolata come un italiano qualunque. Io non sono un assetato di potere, mi piace quel tanto di potere per poter assolvere i lavori che devo compiere. In un mirabile ritratto Gavrovsky descrive il non rapporto di Agnelli con la scrittura. Dello storico capo della Fiat non c'è un biglietto, una lettera, un appunto. Grafia strana e poco comprensibile. Dopo la scuola Agnelli non aveva più preso una penna in mano, nemmeno per amore. Giovanni Paolo II, Agnelli, Fidel Castro, Malcolm X e molti altri personaggi sono finiti dentro a cena dal Papa e altre storie. Incontri che, dice Gavrovsky, l'hanno reso molto indulgente, perché nessuno, scrive, ha la ricetta giusta per fare il bene degli altri.